Cosenza Map è un nuovo progetto editoriale di Infonight che nasce col patrocinio dell'amministrazione comunale, la cui volontà è quella di rendere Cosenza sempre più attrattiva e turistica. Noi dobbiamo immaginare che il futuro di questa città è legato alla possibilità di avere più occupazione e più lavoro per i giovani. Questo è l'aspetto principale del nostro programma per i prossimi anni. Una città, per essere competitiva, deve essere una città dove è più alta la qualità della vita e dove ci sono più opportunità di lavoro e di occupazione per i giovani. Tra le possibilità di lavoro e di occupazione, una delle risorse importanti, la più importante del nostro territorio, non solo della città di Cosenza, ma in generale della Calabria, è la risorsa turismo. È una risorsa non valorizzata perché la Calabria, pur essendo una regione straordinariamente bella, e anche Cosenza, essendo una delle città più belle d'Italia, direi, non hanno presenze turistiche adeguate. Anzi, il sud d'Italia complessivamente non ha le presenze neanche del Trentino Alto Adige. Quindi questo vuol dire che noi dobbiamo puntare sul turismo. Abbiamo cercato delle collaborazioni anche con le imprese locali, quindi con giovani ragazzi come questi che hanno portato avanti questo progetto di una mappa turistica incentrata sugli aspetti artistici della città, e stiamo portando avanti tante iniziative perché noi crediamo fortemente, e questo è già successo in questi anni, che Cosenza possa aspirare a diventare una città turistica. Oggi abbiamo già tanti ragazzi, tanti giovani che lavorano in questo settore e che hanno trovato anche un loro futuro lavorativo e di vita. Ci sono le guide con i punti informativi, ci sono i percorsi turistici che facciamo con ragazzi attraverso il Pullman Scopri Cosenza, c'è tutta una serie di attività collaterali nell'albergo diffuso, a B&B che stanno aprendo nella città legati a queste nuove presenze. C'è una città che diventa sempre più attrattiva e accogliente. È una città che aspira, voglio dire, a creare di questa risorsa una nuova ricchezza. Noi abbiamo bisogno di aumentare la ricchezza, perché altrimenti le persone non potranno vivere nel modo migliore nella nostra città, nonostante la qualità della vita sia abbastanza elevata. Quindi questo è il nostro obiettivo, lo perseguiremo in questi anni in modo determinato, deciso. Spero che con questa città, così come sta diventando, con le piazze, con i percorsi e le piste ciclabili, con i percorsi tattili, con la struttura verde, con il grande parco che sarà realizzato da qui a un anno nel centro città, con le opere pubbliche come il nuovo ponte di Calatrava, il planetario, il museo di Alarico, abbiamo in mente l'ovovia che collega la parte bassa col castello e Box Art e tutte le altre opere anche di architettura contemporanea, insieme ai restauri del castello, dei ponti storici, delle piazze del centro storico, dalla riqualificazione dei fiumi. Insomma, una città così immaginata e così poi realizzata diventerà sicuramente un punto di forza per il territorio non solo della provincia ma dell'intera Calabria, e questo potrà consentire ai nostri giovani di guardare al futuro con un animo più tranquillo. Cosenza Map è una mini guida tascabile tradotta in 5 lingue che racconta percorsi storici, turistici e culturali della città attraverso luoghi simbolo come Piazza Bilotti, il centro storico, il castello e anticipa anche percorsi futuri che vanno dal Museo di Alarico a quello dei Box Art fino ad arrivare alle nuove statue che andranno ad arricchire il museo all'aperto.